Salve a tutti, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Nell'ultimo video di filosofia mi sono occupato di George Berkeley e l'avevo inquadrato in quella serie di filosofi che sono stati lungo tempo ostracizzati, emarginati a causa delle loro teorie stravaganti. Oggi voglio continuare a parlare di questi filosofi perché ce n'è un altro che si è spostato ancora di più nella stravaganza di Berkeley. Sto parlando di Julien Auffray de la Mettrie, filosofo francese, nato nel 1709 e morto nel 1751. La Mettrie è un filosofo particolare, perché non è un filosofo di professione si dice abbia fatto il medico, ma anche questo è disputato, perché in realtà la sua vita dimostrerebbe il contrario. Ora, la Mettrie è famoso per la sua teoria del piacere. La Mettrie non solo arriva a negare Dio e il cristianesimo, quindi ogni forma di religione, ma a mio parere va oltre anche il materialismo illuminista, perché il materialismo illuminista, se vogliamo quello alla Diderot, alla Voltaire, a tutti gli enciclopedisti francesi, si legava molto a una critica sociale alla religione. Quindi nel loro progetto c'era anche uno spirito politico, fortemente politico, e non soltanto filosofico, di critica teologica alla religione. Mentre invece in La Mettrie noi troviamo qualcosa di diverso, troviamo l'esaltazione del piacere e la descrizione dell'essere umano come semplicemente una macchina. Ed è per questo che lui scrive questo libro che vi faccio vedere, eccolo qui, L'Homme Machine, ho l'edizione francese, che è appunto scritta in lingua originale, dove è un pamphlet, quindi molto breve, dove la Mettrie spiega la sua filosofia. La Mettrie per molti anni lavorò come medico in Francia e non solo, e poi improvvisamente cominciò a occuparsi anche di filosofia, ma la sua educazione medica si ritrova nelle sue teorie filosofiche. Ora, è importante da capire che per la Mettrie il fatto che la natura sia stata creata o meno, se abbia uno scopo o meno, non ha senso, perché per la Mettrie la natura è amorale, non conosce una morale. È l'uomo che ha inserito una morale e una finalità nella natura che in realtà non ha. E infatti dice che ciò che sbagliano molti filosofi del tempo è il fatto di spiritualizzare la materia, come aveva fatto per esempio Leibniz. Cioè molti filosofi del Seicento, e anche Berkeley se vogliamo, cosa avevano fatto? Avevano tentato di mantenere la presenza di Dio nella realtà spiritualizzando la materia, cioè facendo derivare in totale o in parte la materia dallo spirito. Invece la Mettrie nega tutto questo, nega che ci sia una spiritualità nella materia e che ci sia una finalità nella materia. E infatti nel libro L'uomo macchina spiega che molti filosofi si sono illusi di vedere lo spirito nella materia, ma in realtà, facendo anche dell'ironia, si chiede: ma quando una persona si sente male, come fa a filosofare? Se una persona ha un mal di denti fortissimo, come fa a scrivere? Come fa a pensare? E allora vediamo che la metafisica per la Mettrie non esiste in quanto tale. Quello che esiste è la macchina umana che si sente in un certo modo e le sensazioni provocate dal corpo ci portano poi a delle reazioni. È tutto un gioco di sensazioni. L'unica conoscenza possibile, e qui la Mettrie è empirista anche lui, è quella che ci viene dai sensi. Attraverso i sensi noi elaboriamo la conoscenza, l'unica possibile. Per cui quello che elabora la Mettrie è una sorta di sistema in cui domina completamente il principio del piacere. Cosa fa l'essere umano nella vita? È quello di massimizzare il benessere, cioè il piacere, e di limitare, eliminare il dolore. È questo che muove l'essere umano. E questo si può, capire non da un aspetto spirituale, ma da un aspetto prettamente fisico. Quello che ci fa star bene è
quello che si deve perseguire, quello che ci fa star male e quello che invece si deve evitare. Ora, l'Ametrì ovviamente non ha scritto fino in fondo, però bisognerebbe chiedergli che cosa accade se, per esempio, una persona ammazza un'altra persona e dice questa cosa mi fa star bene. Ecco, l'offesa dell'altra persona può essere giudicata anch'essa un bene, una fonte di benessere oppure no? Questi sono problemi che la filosofia di Lametrì pone a chi si avvicina, a chi la studia. Resta però il fatto che appunto per Lametrì esiste soltanto il piacere e infatti Lametrì come persona ha incarnato esattamente questa filosofia. Quello che si direbbe in francese un viveur, cioè era una persona di mondo che amava il piacere della buona tavola soprattutto. Io vi voglio leggere che cosa scrisse Diderot. Quando scomparve Lametrì. Lametrì, ricordiamolo, è morto a 42 anni, si dice che sia morto di indigestione. Aveva mangiato talmente tanto, uno dei suoi pranzi o cene, davvero, come dire, gigantesche, e morì per un'indigestione. E Diderot dice: dissoluto, impudente, buffone e morto come doveva morire, vittima della sua intemperanza e della sua follia. Si è ucciso per ignoranza dell'arte che professava. E infatti, come ho detto prima, si dice per questo motivo che non fosse nemmeno medico. Perché magari uno pensa, se è un medico, sta un po' attento a quello che gli può succedere, come dire, se mangia troppo, se si pone totalmente sotto il controllo dei piaceri, e invece Lametrì non ha fatto nulla di tutto questo, ha vissuto, ha incarnato esattamente lo spirito della sua filosofia, quella del piacere, della ricerca del piacere. In un certo senso è anche da apprezzare, perché oggi ci sono tante persone che vivono in questo modo, però poi pretendono di insegnare agli altri come vivere, come comportarsi, e invece Lametrì faceva esattamente, coerentemente, quello che la sua filosofia gli indicava. Vivere facendo esperienza del piacere. Il cibo era uno di questi piaceri e questo piacere l'ha portato poi alla fine, l'ha portato poi a terminare la sua vita che era assolutamente materiale. Ci sono due aspetti della filosofia di Lametrì che vanno messi in evidenza. Uno di questi è il fatto che noi siamo essenzialmente degli animali. Certo, siamo degli animali un po' più evoluti, ma secondo Lametrì noi ci comportiamo esattamente come gli animali. Addirittura sostiene Lametrì che uno scimpanzé potrebbe imparare a parlare come un essere umano se fosse propriamente educato. Quindi per questo filosofo, l'essere umano e l'animale stanno sullo stesso piano. Stanno sullo stesso piano così come una pianta, sono tutti esseri della natura senza scopo. E infatti il secondo aspetto importante della filosofia di Lametrì da mettere in evidenza è proprio questo, il mancato scopo, la mancata finalità dell'essere umano, della natura, della realtà. Noi esseri umani tendiamo a inserire nella natura, nelle cose, uno scopo, no? Faccio questo perché devo raggiungere quello scopo. La natura si comporterebbe in un certo modo perché c'è un disegno particolare che muove la natura in quel modo. Ecco, per Lametrì non c'è nulla di tutto questo. Infatti si chiede, chi ci dice che lo scopo della natura non sia altro che esistere, cioè un corpo esiste ed è questo il suo scopo, l'esistenza. Non c'è nessun altro scopo che questo. Ora, un'esistenza fatta in questo modo per Lametrì deve essere condotta semplicemente assecondando quello che è la felicità. Qui possiamo vedere anche l'influenza della filosofia greca di Epicuro e di tutti quegli edonisti che dalla filosofia greca esaltavano esattamente questo. Mancando una finalità dell'individuo, che sia appunto teleologica, c'è l'unica finalità che è quella di evitare il dispiacere, quella di evitare il dolore e invece aumentare il benessere. Come si fa questo? Lo si fa seguendo il corpo per Lametrì. Se noi seguiamo il nostro corpo, ascoltiamo il nostro corpo, possiamo capire che cosa ci porta alla felicità e che cosa invece ci porta al dispiacere. Per Lametrì, solo ascoltando il corpo, noi riusciamo a capire questo, perché gli stati d'animo,
non sono altro che il prodotto del corpo. L'organismo si comporta in un certo modo e produce uno stato d'animo. Se io metto la mano sul fuoco, è chiaro che quel calore produrrà un effetto nella mia mano e che poi arriverà anche al mio cervello e io, il mio stato d'animo, lo stato della mia persona, muterà in base a quello. Se invece io sto assaporando un piatto davvero delizioso, anche quello produrrà un cambiamento, una modificazione all'interno del mio corpo che muterà il mio stato d'animo. Tutte queste situazioni, tutti questi stati d'animo per la metri non hanno altra spiegazione che nella fisiologia. E quindi intervenendo sulla fisiologia noi possiamo raggiungere il benessere, come attraverso appunto il compimento, il raggiungimento del piacere e l'allontanamento del dolore. La filosofia della Lametrie, quindi, in sostanza si può definire certamente illuminista, perché nasce nel periodo illuminista, si può sicuramente inserire in quella critica anche radicale alla metafisica e in un certo senso alla religione, però Lametrie va su un piano diverso e infatti non è un caso che le sue opere furono condannate completamente non solo dalla Chiesa, ma furono condannate anche dagli illuministi, anche dagli enciclopedisti, perché la ritenevano un'opera troppo dissacratoria, troppo atea, troppo materialista, cioè e si è spinto oltre nel materialismo, arrivando quindi, come dicevo, a negare quell'aspetto sociale che altri illuministi avevano, quell'aspetto più propriamente politico, quell'agenda politica che altri illuministi come Diderot, Voltaire ed altri avevano. Lametrie invece rimane un esempio anche stravagante di una teoria edonista del piacere che fa riferimento soltanto alla materia, negando ogni metafisica, negando ogni finalità alla natura e all'essere umano. Io vi ringrazio per l'attenzione, iscrivetevi al canale, alla prossima!